Sinceramente, penso che sia una cosa un po' troppo avventata, non è studiata bene, secondo me, non lo so. Poi lo mettono nei bar e ristoranti al chiuso, ma non all'aperto. Esatto, poi in questo periodo proprio di, no, del clou del lavoro, non lo so, guardi, non so cosa dire, mi sembra che sia un po' esagerato, ecco. Una cosa è certa, chi non ha il Green Pass da venerdì 6 agosto dovrà fare a meno di molte cose. Il decreto legge del 23 luglio scorso, emanato dal governo Draghi, prevede l'obbligo della certificazione verde anche in zona bianca per accedere a bar e ristoranti al chiuso. Non dovrà essere mostrato invece se si consuma all'aperto, ma anche per entrare al cinema, in piscina, palestra, nei centri termali e per partecipare a spettacoli e concerti. E ancora per entrare allo stadio, nei palazzetti sportivi e per accedere a convegni e congressi. È la linea assunta dal governo per contrastare il diffondersi del virus e non è tutto, perché Draghi si è convinto che la certificazione verde serva anche a scuola e dovrà essere esibita anche da professori e docenti universitari. Per ora gli studenti restano esclusi. A stabilirlo sarà un nuovo decreto del governo che arriverà in Consiglio dei Ministri domani, giovedì 5 agosto. Il lasciapassare sarà necessario da settembre anche per treni, navi, aerei e traghetti, ovvero i trasporti a lunga percorrenza. La certificazione verde verrà rilasciata in forma digitale o cartacea a chi ha fatto almeno una dose di vaccino, ha ottenuto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti oppure guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Sarà richiesto anche per i viaggi all'estero, ma sul tema i cittadini sembrano essere ancora molto confusi. Io sono assolutamente favorevole, avrei preferito insomma più tempo per l'organizzazione delle persone che comunque si occupano della gestione di ristoranti, eventi, bar, eccetera, per organizzarsi bene e dare loro la possibilità di vaccinarsi prima. Invece qui i tempi d'attesa sono lunghi. Organizzazione molto poco chiara, però assolutamente necessario. Per esempio, per i ristoranti sarà valido al chiuso e non all'aperto. Secondo lei questo è giusto? Diciamo, mi sembra il giusto compromesso. Sono sicuramente d'accordo. L'unico problema è che ci sono dei ritardi per prenotare i vaccini, soprattutto noi giovani, cioè mi sono sentita dire: ah, ok, hai 21 anni, allora aspetti la fine di agosto. Obiettivamente, com'è possibile mettere, insomma, d'accordo sia il fatto che fra 2 giorni sarà obbligatorio con il fatto che poi bisogna aspettare 15 giorni dal giorno della prima dose? Questa differenziazione fra il chiuso e l'aperto può anche essere corretta. Il problema è che cioè, alcuni eventi sì, altri no, cioè i ristoranti no. Gli eventi sì, io sto organizzando con altre 2 ragazze un evento a Fano che si terrà proprio il 6, quindi siamo state un po' sfortunate e ci siamo trovate a dover gestire tutte le prenotazioni con i Green Pass, a mettere dei tamponi gratuiti all'esterno del luogo. Se vado in un locale ci vado lo stesso, anche se so che uno non c'ha il Green Pass, basta che c'è il distanziamento, queste cose qui. Adesso che sia obbligatorio, forse viene vista come una cosa opprimente, però se può essere un aiuto in più per tutti, per superare un po' questo momento, facciamo un sacrificio in più. Secondo me la cosa più critica è la gestione. Poi per quel che riguarda sia giusto o non è giusto, secondo me tutti hanno ragione del contrario di tutto, perché al momento in cui tu una cosa non me la rendi, non me la fai obbligatoria, ma me la rendi obbligatoria, cade un po' tutta la discriminazione, tutti i concetti, tutte le cose primarie. Vorrei capire come fanno a sapere chi ce l'ha e chi non ce l'ha all'interno di una struttura all'aperto. Poi, tra l'altra cosa, mi chiedo: ma se io volessi fare dell'asporto, riesco comunque a farlo se non ho il Green Pass? Lei dice c'è stata un po' di confusione. Beh, molta confusione.